Buonasera, bentornati all'edizione serale del telegiornale di Tele Sardegna. La Sardegna non ha firmato l'intesa Stato-Regione sulle servitù militari. Un accordo siglato a margine della conferenza nazionale sul tema che si è tenuta a Roma nel complesso militare della Cecchignola. Il governatore Francesco Pigliaru ha deciso di non aderire all'intesa perché le risposte date dal Ministero della Difesa alle richieste della Regione di chiudere i poligoni di Teulada e Capofrasca e riconvertire il Salto di Quirra sono insufficienti. Giuseppe Sanni. No all'accordo col governo sulle servitù militari. E questa è la posizione assunta stamattina dal governatore Francesco Pigliaru nel corso della conferenza nazionale sulle servitù militari che si è tenuta a Roma nel complesso dell'esercito della Cecchignola. Non firma il protocollo d'intesa col Ministero della Difesa sulle servitù militari, ha detto Pigliaru. I tempi non sono maturi. Da troppo tempo i sardi protestano, ma non vengono ascoltati. La Sardegna, infatti, con 30.000 ettari destinati alle attività militari, di cui 13.000 impegnati direttamente, rappresenta il 65% di tutte le servitù militari presenti in Italia. Una situazione ormai insostenibile, e anche per questo la Giunta regionale ha da tempo chiesto un drastico ridimensionamento della presenza delle stellette in Sardegna. Una posizione ribadita stamattina dal governatore nel suo intervento, nel corso del quale, senza mezzi termini, ha chiesto la chiusura di Teulada e di Capofrasca e la riconversione del poligono di Salto di Quirra. Una posizione in linea con l'ordine del giorno approvato nei giorni scorsi all'unanimità dal Consiglio regionale. L'obiettivo è quello di arrivare ad un accordo quadro col governo nazionale che riequilibri la presenza militare in Sardegna e preveda l'istituzione di osservatori permanenti per il monitoraggio ambientale in ciascun poligono, ma anche che si proceda ad una valutazione economica del prezzo pagato dalle comunità interessate da servitù militari. L'ordine del giorno del Consiglio regionale sollecita anche l'avvio di un tavolo tecnico per la ridefinizione del sistema dei contributi ai comuni maggiormente oberati da servitù militari. Inoltre è previsto che una quota degli investimenti statali in ricerca e innovazione in campo duale, vale a dire militare e civile, vadano proporzionalmente ai territori sottoposti a servitù militari. Il deputato di Unidos Mauro Piglia ha occupato simbolicamente ieri a tarda sera le dune di sabbia di Portopino, linea di demarcazione tra la spiaggia libera e quella occupata dal poligono di Teulada. E per questo, come riferisce lo stesso parlamentare, è stato denunciato a piede libero per occupazione abusiva di una base militare. È quello che volevo, ha dichiarato Pili, lasciando la base a tarda notte. Ora voglio un pubblico processo per poter spiegare con carte alla mano che lo Stato impedisce ai sardi di godere di questo straordinario patrimonio e nel contempo lo utilizza per distruggerlo a colpi di bombe e missili. Aver vietato agli archeologi di verificare lo stato dei siti nuragici e punici è una violenza inaudita al popolo sardo e alla sua storia, così come inaudito l'utilizzo di mezzi come elicotteri per una manifestazione pacifica di un movimento di libertà come il nostro. Convertire gli impianti di riscaldamento ad olio combustibile degli edifici del comune di Nuoro, in primis le scuole, con caldaie che brucino cippato. Per far questo occorre che la Regione, utilizzando dei fondi europei, emani dei bandi ad hoc. La proposta è contenuta in un ordine del giorno elaborato dal gruppo consiliare del PD, che vede come primo firmatario Francesco Morgia. Una iniziativa che consentirebbe di eliminare le emissioni di CO2 da questi impianti e di dimezzare i costi del 50%. Le finalità dell'ordine del giorno sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa. Sentiamole. Emanare dei bandi a valere sui fondi europei 2014-2020 che incentivino la pubblica amministrazione e le imprese locali a sostituire le centrali termiche alimentate ad olio combustibile con sistemi di produzione di calore alimentati a cippato. E questa è la richiesta contenuta in un ordine del giorno elaborato dal gruppo consiliare del PD di Nuoro, un'iniziativa che mira attraverso la valorizzazione di un'esperienza effettuata dalla provincia nell'ambito del progetto Biomasse nell'Istituto Agrario di Solgono, che punta ad azzerare la produzione di CO2 e ridurre i costi di esercizio del 50%. Ma non solo, l'altro obiettivo è quello di avviare una filiera della produzione del cippato che ottenga due risultati ulteriori: garantire nuovi posti di lavoro e la pulizia costante dei boschi, riducendo al minimo i rischi di calamità naturali, a partire dagli incendi boschivi. Un ordine del giorno che il PD nuorese auspica sia fatto proprio da altri comuni e diventi uno dei punti di forza all'interno del nuovo piano energetico della regione. L'iniziativa politica è stata illustrata stamattina a Nuoro, nella sede del PD, dal consigliere comunale Francesco Murgia, primo firmatario del documento. All'incontro sono intervenuti il sindaco Alessandro Bianchi, il vice sindaco Leonardo Moro e Francesco Manca, segretario cittadino del partito.
Murgia ha fatto il punto della situazione partendo dall'esperienza di Sorgono. Sul territorio provinciale c'è un potenziale di produzione di biomassa pari a 6,5 tonnellate all'anno che potrebbe consentire di sviluppare una potenza di 22 MW. L'obiettivo più alla portata sarebbe quello di alimentare 160 caldaie dalla potenza di 100 kW, in grado ognuna di riscaldare un ambiente di 600 metri quadri. Un numero che potrebbe coprire gran parte degli istituti scolastici della provincia. Il sindaco Bianchi ha ricordato che c'è la possibilità, seguendo anche gli atti di indirizzo della Giunta, di sostituire le caldaie delle scuole di competenza del comune della provincia con impianti a biomassa, di ricorrere a quelle prodotte sul Monte Ortobene. In questo senso il comune sta per sottoscrivere una convenzione con l'ente foreste per la cessione dei terreni di sua competenza e l'accordo potrebbe ricomprendere anche questo aspetto delle biomasse. Il vice sindaco Mora ha auspicato che il progetto possa essere fatto proprio anche da altri comuni, oltre che dalla regione, viste anche le implicazioni occupazionali. Per Francesco Manca, l'ordine del giorno è perfettamente in linea con il programma del PD regionale sulle politiche in campo energetico e ambientale. Un attimo di pubblicità, tra poco. Vuoi prepararti per l'estate? Iscriviti ora ai corsi di scuola di nuoto, il Nuoto Club Nuoro ti insegna a nuotare. Sono aperte le preiscrizioni alla scuola nuoto 2014-2015. Bambini, ragazzi, adulti, iscriviti entro il 31 maggio e riceverai in omaggio una tessera di 4 ingressi per la piscina estiva di Farcana. Nuota in famiglia, genitori e figli insieme la domenica mattina da ottobre 2014. Nuoto libero la mattina dalle 7:30 in poi. Nuoto sincronizzato, avviamento e agonistica. Scopri le formule mix fra piscina, palestra, acqua gym, aerobica, slim belly. Buoni omaggio per farti conoscere le varie attività. Per info iscrizioni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Telefono 0784 23 07 74. Donare una piccola parte del tuo sangue consente a tante persone di continuare a vivere e a te di stare meglio. Io non ho tempo. È solo una scusa. Donare il sangue è semplice. Sicuro e veloce. Diventa donatore abituale. Iscriviti all'Avis Comunale di Nuoro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Macomer, coordinati dal capitano Giuseppe Pischedda, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Marco Nino, di 39 anni, di Macomer. I militari hanno perquisito l'uomo e l'auto su cui era a bordo, dove è stato trovato un panetto di hashish di 100 grammi. L'uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Aveva ingerito 70 ovuli di droga e si apprestava a raggiungere Cagliari. Egero Ovoche, una cittadina nigeriana di 26 anni, residente da 6 anni a Reggio Emilia, bloccata dai carabinieri di Cagliari nei parcheggi dell'aeroporto di Elmas martedì pomeriggio. La donna era appena sbarcata da un aereo proveniente da Torino. I militari l'hanno bloccata, sottoposta ad un controllo medico, e così hanno recuperato 70 ovuli di droga, 13 costituiti da un mix di eroina e cocaina e 57 solo di eroina, per un valore al dettaglio variabili tra i 200 e 250 mila euro. SOS femminicidio, è questo lo slogan scelto dalla FIDAPA di Nuoro, che ha organizzato una marcia per dire basta al femminicidio e alla violenza di genere. La manifestazione si è tenuta stasera a Nuoro. Il corteo silenzioso, dopo aver percorso via la Marmora e il corso Garibaldi, ha sostato in piazza San Giovanni. Qui si è tenuto un reading sullo femminicidio, vediamo. Una strage senza fine in cui non c'è posto per la pietà né per le donne né per le bambine. L'ondata senza fine dei femminicidi che solo negli ultimi 3 anni hanno portato alla morte violenta in Italia di 400 donne assassinate brutalmente da mariti, padri, fratelli, figli, amanti. Un'emergenza civile e sociale che, nonostante i numeri impressionanti, 159 femminicidi nel 2012, 177 nel 2013, 60 nei primi mesi di quest'anno, ancora non sembra aver suscitato nella società e nelle istituzioni, al di là della giusta indignazione del momento, una reazione decisa che, partendo dall'inasprimento delle pene e nell'esclusione per gli autori di femminicidi e violenze di genere di qualsiasi tipo dei benefici di legge, sia a livello processuale che detentivo, poi si consolida attraverso un programma educativo a largo raggio che ricomprenda le famiglie e le scuole. Per dire no al femminicidio e alla violenza di genere sulle donne, la FIDAPA di Nuoro stasera ha organizzato una marcia silenziosa che ha attraversato la città. Un'iniziativa che si inquadra in un percorso che l'associazione ha intrapreso da diversi anni, organizzando in città una serie di manifestazioni contro la violenza di genere e sul femminicidio. I partecipanti alla marcia sono dati appuntamento davanti alla stazione ferroviaria
e inalberando striscioni con slogan contro il femminicidio e la violenza di genere, hanno attraversato silenziosamente via la Marmora e il Corso Garibaldi. La manifestazione si è conclusa in piazza San Giovanni, dove è stato dato vita ad un reading con la lettura di alcuni brani sul tema. Coltiviamo la crescita, questo è lo slogan del Forum dei Giovani della Coldiretti in programma sabato sera a Nuoro in piazza Mameli. 100 imprenditori agricoli under 30 provenienti da tutta la Sardegna discuteranno di piano di sviluppo rurale. Tra le manifestazioni collaterali il mercato di Campagna Amica e un concerto del gruppo nuorese dei Bettesmacco. In questa crisi senza fine che divora posti di lavoro e che accresce il numero di disoccupati, c'è un solo settore in controtendenza. L'agricoltura, che specie tra i giovani, sta dando prospettive di occupazione. Un comparto che per tanto tempo è stato abbandonato dalle giovani generazioni con aziende di famiglie chiuse per mancanza di una continuità. Ora invece sembra che ci sia un'inversione di tendenza. Anche per questo la Coldiretti punta molto sugli agricoltori giovani per dare un futuro a un settore strategico per lo sviluppo della Sardegna. Il punto su comparto e sui giovani imprenditori agricoli sarà fatto a Nuoro sabato con il forum di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. Il filo conduttore sarà il tema Coltiviamo la crescita. La manifestazione, che verrà ospitata in piazza Mameli, è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Aldo Manunta, direttore della Coldiretti di Nuoro Ogliastra, Salvatore Puddu, delegato regionale dei giovani Coldiretti, e Francesco Guccini, assessore comunale alle attività produttive con delega all'agricoltura. L'obiettivo è quello di discutere del futuro del comparto e delle opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale, che potrebbe dare risorse importanti per il rilancio dell'agricoltura e dell'allevamento. In occasione del forum, una parte della piazza sarà occupata dal mercato di Campagna Amica di Coldiretti, mentre nella parte alta si svolgerà il forum che vedrà la partecipazione di oltre 100 giovani agricoltori, oltre ai vertici regionali e locali dell'associazione, con la partecipazione dell'assessore all'agricoltura Elisabetta Falchi. Il direttore Manunta ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento, che si pone anche l'obiettivo di rivitalizzare uno spazio urbano come quello dell'ex mercato civico, che verrà restituito per un giorno alla sua antica funzione. Un obiettivo pienamente condiviso dall'assessore Guccini, che dall'inizio del suo mandato si è posto l'obiettivo di valorizzare il centro storico. Così come è importante parlare di agricoltura e di imprenditori under 30. Un'occasione per accendere i fari su un comparto, quello dell'agricoltura, ha detto Guccini, che ha rappresentato il passato della Sardegna, meno il presente, ma che potrebbe essere il futuro dell'isola. La manifestazione della Coldiretti sarà chiusa dal concerto del gruppo musicale nuorese dei Bettesmacco. Il San Raffaele, una opportunità per la Sardegna, ma non deve essere Nuoro a pagare i costi. E questa è la posizione del PD nuorese sul progetto dell'ospedale Olbiese. L'investimento, scrive in una nota Francesco Manca, segretario cittadino del PD, è indubbiamente un investimento strategico per tutta la Sardegna e che andrà certamente ad aumentare la qualità delle prestazioni sanitarie complessive. Ma proprio perché è un investimento di carattere regionale, non devono essere Nuoro e il suo territorio a pagarne il prezzo in termini di eventuali ridimensionamenti di posti letto, di medici e di personale, di investimenti e di servizi. Ciò significa che il costo del San Raffaele deve essere ripartito in tutta l'isola. La sanità, vocazione per eccellenza di Nuoro, continua la nota, deve rimanere un presidio fondamentale per i cittadini ed è elemento di sopravvivenza del ruolo guida della città nella Sardegna centrale e che come forze politiche responsabili del futuro di questo territorio dobbiamo difendere e salvaguardare ad ogni costo. La Regione, conclude Manca, nel suo complesso si faccia carico del problema ed eviti a Nuoro un'ulteriore penalizzazione in termini di chiusura dei servizi e di prospettive di crescita. 13.000 studenti sardi alla seconda prova scritta della maturità. Dopo il tema di ieri, comune a tutti gli istituti, oggi sono arrivate le prove specifiche per indirizzo. Nei licei classici è spuntato Luciano De Samosata per la versione di greco, mentre i ragazzi dello scientifico se la devono vedere con due studi di funzione. Due giorni di full immersion tra i banchi di scuola con i vocabolari in mano, poi una piccola pausa sino al 23 giugno. Quel giorno gli studenti delle superiori dovranno cimentarsi con la terza prova, quella che ormai tutti conoscono con il nome di quizzone. Questa volta i testi non arriveranno dal Ministero, ma saranno elaborati dagli stessi docenti e componenti della commissione esaminatrice. Sarà l'ultimo test scritto. Entro il 30 giugno anche i piccoli negozi, gli artigiani e i professionisti dovranno dotarsi di POS per consentire i pagamenti superiori ai 30 euro, un provvedimento che rischia di mandare nel caos le aziende già alle prese con una crisi nera. L'allarme è stato lanciato dalla Confcommercio di Nuoro, che ha richiamato l'attenzione sulla norma
che comporterà oneri aggiuntivi alle aziende, anche se, come spesso accade in Italia, al momento non è prevista alcuna sanzione per i trasgressori. A poco meno di 10 giorni dall'entrata in vigore della norma che obbliga le piccole aziende di dotarsi del POS, il congegno per il pagamento con carta di credito e bancomat, sono poche le imprese che si sono messe in regola. Il rischio è una situazione di caos. L'allarme è stato lanciato dalla Confcommercio di Nuoro Gliastra. L'obbligo di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito oltre la soglia di 30 euro per artigiani, commercianti e professionisti, scrive in una nota l'associazione, è contemplato dal decreto legislativo 179 del 2012. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre l'uso del contante e consentire la tracciabilità dei pagamenti. Secondo la Confcommercio, ad oggi non è possibile fare una stima di quanti commercianti e piccoli imprenditori del territorio si siano già adeguati procedendo all'installazione del POS. Ma i dati in possesso della Confcommercio parlano di poche imprese che si sono adeguate alla norma. Si tratta in larga prevalenza di imprese individuali a carattere familiare nei settori del commercio, artigianato e servizi, che sono spaventati o più semplicemente perplessi di fronte alla prospettiva di doversi assumere l'onere di un costo aggiuntivo di gestione, continua la nota. Tra i più refrattari rispetto al nuovo adempimento ci sono senz'altro le imprese su area pubblica, tabaccherie, piccole attività alimentari, di vendita a fiori oggettistica, bigiotteria, cartolerie con prodotti per la scuola. Si tratta, sottolinea l'associazione, di piccoli o piccolissimi importi. L'assenza di un costo a forfè rende questo mezzo di pagamento di non facile gestione. Sono proprio i costi sproporzionati che hanno frenato l'installazione del POS. Secondo la Confcommercio, il piccolo commerciante deve affrontare il costo di installazione che va dai 50 ai 100 euro, poi c'è il costo mensile che può variare dai 25 ai 50 euro, cui si aggiungono le commissioni minime sulla massa transata. Si va dallo 0,60 allo 0,80 per il bancomat e dall'1,4 al 3% per le carte di credito. Costi notevolmente superiori a quelli indicati dall'Unione Europea, che parla dello 0,2 e dello 0,3. Per la Confcommercio si tratta di un provvedimento sconclusionato che fa solo un favore alle banche. Un'inutile gabella inventata in un periodo di crisi e sventolata come una bandiera anti-evasione fiscale. Poi, come accade per molte leggi italiane, c'è una sorpresa. Per i trasgressori non è prevista alcuna sanzione. Strumenti e programmi a misura di piccole e medie imprese, accesso al credito, riduzione della burocrazia, istruzione, formazione, sviluppo locale, sostegno all'edilizia verde e innovazione nell'agroalimentare. Sono queste le principali indicazioni del documento che Confartigianato Impresa Sardegna ha presentato e illustrato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale durante l'audizione sulla strategia regionale per la programmazione unitaria 2014-2020. Dalle scelte che si faranno oggi, ha osservato l'Associazione degli Artigiani, discenderanno i provvedimenti e gli interventi di domani che andranno a incidere profondamente sullo sviluppo di imprese e territori nel prossimo settennio. La parrocchia della Beata Maria Gabriella di Nuoro quest'anno è stata scelta per ospitare i riti del Corpus Domini, un onore che cade proprio nell'anno in cui la parrocchia sta celebrando il centenario della nascita della Santa Eponima. Nell'occasione il parroco Don Pietro Borrozzo ha scritto una lettera alle famiglie e ai detenuti del carcere di Bado e Carros per comunicare l'evento. Pertanto domenica alle 18:30 la chiesa parrocchiale farà le veci della cattedrale per ospitare il vescovo che presiderà la celebrazione dell'Eucaristia e guiderà la processione cittadina del Corpus Domini che attraverserà le vie del Rione. Ed è stata inaugurata stasera a Nuoro, nello spazio espositivo dell'ex area mercatale di Nuoro, la mostra fotografica dedicata a Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista Italiano, del quale quest'anno ricorre il 30° anniversario della morte. La cerimonia di apertura della rassegna fotografica dal titolo Enrico Berlinguer e la Sardegna, le foto del grande leader, è stata accompagnata da un annullo filatelico. L'iniziativa è stata promossa dalla fondazione dedicata al politico sassarese. Ancora un momento di pausa. Da oggi, da Matta Confezioni, anche le tute sportive navigate. Sconto 30% alla cassa. Oggi box navigare, slip e t-shirt, sconto del 30% alla cassa. Giubbotteria primavera estate, navigare, Paul Bock e vari modelli e colori, dal prezzo imposto il 30% alla cassa.
mesi primavera estate in offerta, 2,25 euro. Polo in cotone, manica lunga, Renato Ballette, Paul Boa, 2,39 euro. Veniamo allo sport, il difensore Federico Bonu anche nella prossima stagione farà parte dell'organico della Nuorese. La società ha raggiunto l'accordo col giocatore nelle ultime ore. Con il difensore di Borore sale a 6 il numero di calciatori confermati dalla Nuorese, vediamo. 9 tessere si aggiungono al mosaico che dovrebbe comporre la rosa della Nuorese nella prossima stagione agonistica che vedrà i verdiazzurri cimentarsi nella quarta serie nazionale. Nelle ultime ore la società di Via Aosta ha raggiunto l'accordo con Federico Bonu, difensore che pertanto vestirà per la seconda stagione consecutiva la maglia della Nuorese. Una conferma importante è quella del difensore di fascia di Borore che nella scorsa stagione è stato uno dei più positivi non solo tra i verdiazzurri ma dell'intero campionato di eccellenza. Con Bonu sale a quota 6 il numero di riconfermati di quella squadra che nella passata stagione ha dominato il campionato, vinto contro avversari di tutto rispetto. L'acquisto più importante rimane la conferma del tecnico Bernardo Mereu. A cascata sono arrivate le firme di Coco, Pud, Usai, Alessandro Alessandri e Stanis Lepore. La strategia della società è chiara: confermare il nocciolo duro della rosa della scorsa stagione che ha dimostrato di avere un grande potenziale di crescita. A questi uomini che hanno già formalizzato l'accordo se ne aggiungerà qualche altro. Poi la società si rivolgerà al mercato e quest'anno vedrà un gran movimento di calciatori che dalla Lega Pro si troveranno costretti a scendere di categoria. Tanti ex professionisti che innalzeranno il livello del campionato. La società punta a trovare poi dei fuoriquota di spessore perché con l'obbligo di avere sempre in campo 2,95 e 2,96 ne serviranno una decina di ottimo livello. E questo non sarà semplice perché tutte le società sono a caccia dei migliori e chi ce li ha se li fa pagare a peso d'oro. Da qui la necessità di stringere accordi con società professionistiche che scelgano la Nuorese come trampolino di lancio per i loro giovani talenti. E con lo sport si chiude questa edizione serale del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci a domani.